che cosa accadrà se vince il no. A parte ho fatto un'altra cosa veramente, veramente straordinaria, ha pacificato, fatto fa pace a Lampi e a Casa Pound, non c'è riuscito nessuno a mettere insieme come ha fatto la Boschi. No, no, beh, ma la Boschi l'ha parificato poi a Casa Pound, cioè perché ha sbancato con quell'affermazione, quindi questo per dire, Però non c'è anche succede Forza Italia, c'è tutti, Verdini, c'è tutti tutti. uguali, quindi No, ricordatevi, Verdini non no. succede niente, questa Verdini ci sta avevamo Verdini e vota. questa possiamo tenerci anche Perché senza faceva parte metterci della le In realtà speriamo che qualcosa succeda che Renzi va a casa, almeno questo. Come conseguenza, diciamo. Match Ma io sono una cosa velocissima. Allora, come dicevate voi, Costituzione cambiata da un governo illegittimo, in modo anomalo, perché è il governo che ha cambiato la Costituzione e non il Parlamento. Giusto. Ok? Infatti, sì. Quindi una cosa oscena. Un Parlamento, un governo che doveva solamente fare la legge elettorale, andare in votazione e tutto il resto, e non è stato fatto. Ho scoperto da poco che è la maggioranza che ha chiesto il referendum a coso. Sì. Come quasi a legittimare una modifica alla Costituzione che magari successivamente poteva essere considerata anche incostituzionale se magari non avesse avuto la votazione e l'appoggio del popolo, perché così portando il popolo a votare tu in qualche modo legittimi la cosa. Comunque, al di là di tutto questo, ma chi tutela i cittadini da questo? Cioè, se succede quello che sta succedendo in Italia, è pazzesco, adesso noi l'italiano si adatta a tutto, no? E quindi alla fine ci abituiamo anche a delle cose abnormi di ogni genere. Però oggi siamo sotto una dittatura a tutti gli effetti. Da anni non andiamo a votare. Questi qua modificano 47 articoli della Costituzione, fanno quello che vogliono sulle spalle degli italiani, del futuro di mio figlio, di tutti quanti, noi, tutto il resto. Chi ci difende? L'Europa? Dobbiamo svegliare, dobbiamo Il svegliare. problema è che i cittadini non si svegliano. C'è da svegliarsi e da fare lotte. Cioè, l'Europa, per esempio, che cosa dice? Non dice niente di quello che pensa. No, e noi come ti dicevo prima, Moscovici, che è il commissario che si occupa di affari economici e monetari, ha detto che cosa buona e giusta, che va sostenuta. Peraltro, Moscovici viene dallo stesso partito europeo di Renzi, sono colleghi di partito. Moscovici è l'ex ministro delle finanze di Hollande in Francia, quindi non è che ci stupisce. La cosa grave è che invece c'è scritto chiaro e tondo nello statuto dei commissari e nelle regole dei trattati che il commissario ha il dovere di essere neutrale nei confronti dei governi nazionali, quindi non dovrebbe assolutamente ingerire nelle questioni specie di politica interna. Invece lui non solo lo fa, ma prende posizione, attacca i partiti cosiddetti populisti, che poi qualcuno mi dovrebbe spiegarci un giorno che cosa vuol dire, perché se populisti vuol dire ascoltare le esigenze del popolo, ascoltare i suoi bisogni e cercare di conformare l'azione politica esattamente a questo, allora viva Dio, saremo pure felici di essere populisti, se questo è il significato. Io penso che, stante il fatto poi che l'articolo 138 resta invariato, quindi vuol dire che quel Senato poi non si smonta più, perché dovrebbe poi riformarsi da solo, e questo capite bene, una volta che tu dai l'immunità ai consiglieri regionali e ai sindaci, che diventa impunità, come diceva prima anche Andrea, visto lo snaturamento che è avvenuto nel corso di questi anni di quel tipo di tutela, non se la levano più. La migliore tutela della Costituzione siamo noi stessi. Noi possiamo tutelare noi stessi se abbiamo il coraggio di sacrificarci questo mese e qualcosa che manca e fare semplicemente informazione, ma non andare lì e pretendere che quello che noi stiamo spiegando sia il verbo. Io dico sempre: dubitate, vi prego, pensate che vi abbiamo raccontato una miriade di scemenze questa sera. Andatevi a informare da soli, andate a vedere su internet, andate a leggere direttamente la Costituzione, ma soprattutto anche testi di chi è ancora più competente di noi. Andate a sentire cosa dicono la maggior parte dei docenti di diritto costituzionale di questo paese, specie quelli che non intendono fare carriera con Mezzucci, come è accaduto invece in altri casi. E poi, secondo me, dire di no sarà la cosa più naturale del mondo. Tutto qua. Noi possiamo difendere noi stessi. Sempre spendere